Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con il mio villaggio qui su Clash of Clans. Tutti i costruttori sono andati in ferie, ma anche il periodo di Ferragosto, vedete, 5 di 5, adesso li mettiamo subito a lavorare perché nella notte mi hanno fatto un bel po' di cosine. Innanzitutto andiamo a prendere tutto quello che abbiamo, guardate quanta roba e quante risorse finalmente abbiamo, e direi di andare subito a potenziare le altre miniere. Allora, questa miniera la andiamo subito a potenziare, andiamo a potenziare anche quest'altro estrattore, così praticamente siamo messi bene con i 268. Vediamo un po', 188 possiamo potenziare la torre dell'arciere. Io direi di lavorare molto e veramente tanto sulle mie risorse, perché almeno cominciamo a fare qualcosa di devastante. Allora, non so se potenziare gli estrattori, perché adesso ho il potenziamento questo qui, che con una gemma ho il doppio della produzione, lo potremo fare anche dopo. Quindi direi di lavorare tanto sui depositi. Questo qua è livello 9, questo è livello 8, quindi potremo andare a potenziare questo con un bel livello 8. Poi vediamo un po' gli altri due, che sono il deposito di elisir, lo andiamo a fare un bel livello 9. Questo qui è livello 100, quindi conviene non andarla a fare. Andiamo a potenziare il laboratorio, così almeno anche questo sta messo bene. Il segnale mi sta quasi cadendo del wifi, ma sicuramente c'è qualche problema, perché questi giorni pure giocando a COD ho notato che c'è qualche problemino a giocare. Poi vediamo un po', abbiamo 88 che potremmo andare a potenziare il muro. Vediamo un po' se ci abbiamo qualcosina, perché anche perché adesso tutti i costruttori sono impegnati per 11 ore, 23 ore, 23 ore, 11 ore, 11 ore, quindi nel tardo pomeriggio oggi posso andare a finire queste cose qui. Quindi con 78 potrei andare eventualmente a... vediamo un po', nel laboratorio non posso andare a lanciare il coso. Allora, andiamo a potenziare il muro, soprattutto per quanto riguarda, secondo me, le parti da proteggere. In questo caso possiamo andare a proteggere questo... ah beh, è vero, perché non lo posso andare a fare perché ho finito i costruttori, vedi? Non possiamo andare a fare, perché non ci ripenso mai col discorso che... ma meno male che ce n'ho 5, che ho comprato le gemme e ho 5 costruttori, così almeno riesco a costruire in maniera molto più veloce e non ho problemi. Allora, in questo video facciamo anche il punto della situazione, perché allora ci siamo lasciati che abbiamo il municipio livello 5, quindi ci vorrà veramente tanto e tanto per arrivare a 750, però come vedete qui sopra adesso come deposito di oro 751.000 come tetto massimo, mentre come massimo di elisir 501.000. se andiamo poi a fare questo deposito di oro, ci aumenterà di 500.000, quindi arriverà oltre il milione e qualcosa soltanto un giorno. Però, però vedi, devi portare il municipio a livello 6, quindi stiamo andando molto bene. Con quest'altro deposito lo possiamo passare da 250 a 250, quindi cominciamo veramente a fare cose devastanti. Qua mi sono rimasti 5 giorni e 23 ancora come estrattori, e poi questi sono i prossimi che ho da fare, perché 56.000 sinceramente è veramente poco adesso, perché vedete che con il doppio delle risorse riesco a fare qualcosa di veramente devastante. Vediamo un po' qui, gli accampamenti li abbiamo livello 2, la voce se ne sta andando praticamente, poi qua abbiamo livello 4 e un livello 4, adesso finalmente posso fare ben 110 soldati. Guardate, qua già stanno cominciando a ripartire le risorse come se non ci fosse un domani, quindi devo riuscire a assolutamente a finire, quindi nel pomeriggio che finiscono intanto le miniere e il deposito di elisir, vado subito nuovamente a potenziare l'altro elisir, ma ovviamente vi faccio vedere tutto quanto, e poi domani quando termineranno la miniera e l'altro estrattore, fammi vedere adesso a che livello arriveranno, dal 7 arriveranno all'8, come le altre, quindi praticamente finalmente ho tutte le miniere e tutti i nuovi estrattori pronti. Vediamo un po' che cosa c'era rimasto da fare. Una cosa molto importante che volevo fare era, a parte il muro che bene non possiamo fare, la torre dello stregone, 180.000. 180.000 nel tardo pomeriggio, se non vengo attaccato e soprattutto se mi attaccano riesco a proteggere l'attacco, ci potrebbero essere cose veramente molto interessanti. Il problema è che il muro là è abbastanza danneggiato, meglio la parte davanti. Infatti facciamo questa cosa qui, mo adesso lo rilanciamo, quanto perdo
Il 50% del costo sarà rimborsato, va bene. Facciamo questa cosa che è molto più importante. Andiamo a potenziare. Quanto serviva questo per potenziarlo? 100.000, quindi almeno 6 blocchi. Almeno 6 blocchi. Sta cosa è da fare, ca, perché se no mi attaccano è tutto un cacchio. Nel senso, 119, questo lo devo portare tutto a livello 4. Perfetto, almeno questo è... No, dove va sto pezzo di muro? Dove stavi andando, pezzo di muro? Poi ne posso fare altri due qui, uno e due, perché me ne servono 100. Vediamo un po' se con questi qua riesco ad arrivare a 5.000. Vediamo un po', sì, un altro blocco, così almeno questo mi sembra fatto. Yeah, mi rimane questo blocchettino qui e questo blocchettino qui, mentre nella parte sotto ci sta ancora un po' da lavorare, però quei 100.000 li possiamo lanciare per il deposito 9 di Elisir. 11 ore, così anche questo parte e siamo bene in lavorazione. Vediamo un po' che altro possiamo fare. Vi volevo finire di far vedere. Allora, le torri sono questa a livello 5, questa a livello 4 che a breve la potenza e questa a livello 4. I cannoni, questo è quello nuovo che devo potenziare, quindi livello 4. Questo è un livello 5, il mortaio sarà una delle prossime cose che farò, che è un livello 2, così almeno mi proteggo meglio, e questo è un livello 5. Mentre una cosa che volevo far vedere, ho potenziato le bombe, siamo arrivati al livello 3. Questo invece è un livello 2. Questo è un livello 2 e l'altra bomba dove sta? Perché mi sembra ce n'avevo 4, eccola qui dietro che è nascosta, è un livello 2. Mentre per quanto riguarda le bombe aeree l'ho potenziate, guardate, livello 2 questa bomba aerea, quest'altra l'ho nascosta qua, è anch'essa un livello 2, quindi siamo messi secondo me bene adesso come tipo di difesa. Non so se i livelli 28 che ci stanno in giro del mio stesso livello, se mi attaccano, lì può dire bene, perché almeno questo cannone, vedete, questo è bello protetto con un muro livello 4. Io devo prima fare, vedete, queste quattro parti laterali dove c'è cannone, bomba aerea, cannone e torretta. Questi li devo potenziare tutti a livello 4. Nel frattempo finiscono ovviamente queste lavorazioni e poi farò tutto il contorno, così almeno è tutto bello protetto livello 4. Poi penseremo, cominceremo anche a fare il livello 5, che lo posso fare tranquillamente. Come vedete, il muro aumenta di ben 500 punti vita, però ci serviranno 30.000 di oro ogni blocchetto, quindi considerate già quanto è grande il mio villaggio. 30.000 a blocchetto quanto oro servirà. Però infatti sto aumentando le miniere, sto potenziando tutto quanto, quindi vediamo un po'. Prendiamo intanto l'altro elisir, che guardate come vanno con i potenziamenti. Infatti pure questo adesso lo potenzierò con una gemma e almeno pure quello mi andrà in lavorazione devastante. Perfetto, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate del mio villaggio. Io continuo e vi aggiornerò ovviamente sullo sviluppo del mio piccolo villaggetto, che comincia sempre più a prendere forma. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.